Ecco dove conduceva la tagliata. Non ci avevo pensato a seguirla l'altro giorno. La tagliata conduce esattamente alla bocca, al Parco dei Mostri. La tagliata portava esattamente qua dentro. Fenomenale. Io proprio qua volevo venire a sentire la musica qua dentro. Quindi, amici miei, mo dovete stare attenti perché questo è difficile. Abbiamo capito che la tagliata, quella bellissima tagliata, circonda tutta la necropoli sul lato canyon e finisce dritta in questa Bocca dei Mostri, rinominata da me Bocca del Mostro. Perché? Ma voi qui vedete in cartello? Cioè, qui c'è un'ignoranza molto più degli etruschi. Mi dispiace dirlo, ma i gravinesi non sanno quello che hanno sotto i piedi, non lo apprezzano, pensano che qui sono tutti contadini che non c'hanno niente da fare. E nella bocca, ecco, questi mattoni li abbiamo seguiti prima, vanno a finire ad Y dentro la bocca. Bene, questa bocca, lascerò nei collage, è la fotocopia della casetta di Norchia, de la casetta di Bomarzo, de la casetta di Sutri. Ma l'ho detto tante di quelle volte che oramai sono ripetitivo, ma non avevo notato un'altra caratteristica. Una caratteristica qui supera l'assurdo. Perché? Perché mi fa tornare sui miei passi e mi devo dare una martellata su una mano. Perché io, quando parlavo degli anelli, intanto guardate sti massi mastodontici che si trovano solo qui. Sembra proprio una muraglia. Guardate che bella. Ma chissà, in origine magari ce n'erano altri. Comunque, io dissi la prima volta che sono andato sopra all'ipogeo di Corchiano, dentro gli ipogei di Sutri, che quegli anelli sono speciali. Gli anelli che abbiamo visto tutto lungo il Treia, anzi, il primo anello lo vidi lungo il fiume Treia, dissi subito: cazzo, questo anello è pietra. E qualcuno disse subito: sì, vabbè, ma quello perché lo fanno per gli animali, ci legavano i somari. Io dissi: strano, me puzza. E per un po' l'ho detto: e quell'anelli sono speciali. Dove stanno gli anelli? Ci stanno le cose speciali. Ora, avendoli ritrovati dentro, sempre dentro gli ipogei e dentro i templi dove ci stanno i sacrifici degli animali, è anche lecito pensare che un anello può servire per
per legare un animale, ma non nel tufo, signori, non nel tufo. Ci può legare un coniglio su un anello di tufo, ma già un capretto, dopo 3 volte che si muove, l'anello lo taglia, zac, zac, è terra pressata. Questa qui che sembra tufo pressato, che è argilla, è la stessa identica cosa. Gli anelli, se andate a rivedere, gli ipogei di Corviano, ma che non so, uguali. Nicchie, nicchiette, incisioni per terra, buchi, soprattutto anelli. Allora, adesso vi sblocco una cosa incredibile. Vedete qui sopra c'è questa nicchia? Sopra questo ipogeo? Questo è tutto uno, vedete? Guardate qua sopra. No, dico, non so se si riesce a vedere. Guardate che anello gigantesco. E il video non rende le dimensioni. Ora vogliamo pensare che tu mi attacchi il somaretto su al soffitto, esattamente davanti questa nicchia, che questa nicchia, questo angolo, mi lascio le foto ovviamente alla fine, ma è la stessa nicchia che si trova accanto alla casa delle fate di Bomarzo, stessi ipogei, stessa nicchia, ma stessa forma. Qui purtroppo è stato un pochino rovinato, ma in origine questa nicchia è la stessa. Queste nicchiette fuori, ma guardate anche quelli quadrati, ovunque, sono sempre gli stessi, ma mi voglio concentrare sulla bocca del mostro. Perché? Perché è allucinante. Allora, lo dissi e lo feci vedere. Qui c'era il primo anello, uno, bellissimo, bellissimo. Poi oggi ho guardato sopra, avendo trovato questo di anello, ho detto, ma... Ho fatto cavolo, scalino quadrato, tombola, altro anello sul soffitto, e no, sul soffitto non so, peccapretti, accipicchia, giro, altra, fuori quadrati visti ovunque, ma su quest'altro lato, foro all'altro lato, ma foro doppio, da matti, nicchia, l'occhio. Altre, vedete, le lavorazioni stanno ovunque, altre piccole nicchie. Signori, qui ce n'era un altro, proprio dove sta la bocca. È stato rotto, vedete, altro anello. Ma dentro a questa casetta che animali ci va attaccare? Che animali ci va attaccare dentro la casa dei mostri? Che animali ci va attaccare? Ma, dulcis in fondo, anelli sul soffitto. Oddio, ne ho trovato un altro che oggi mi era sfuggito. Un anello sul soffitto. Un altro, guardate questo qui quanto è particolare, immenso. Vedete la mano mia quanto è grande? Come la mano mia. Un altro. E un altro ancora. Ma guardate che roba. Gli anelli sul soffitto è un unicum di questo sito. Da almeno 50 conferme che stiamo a parlare sempre degli stessi. Vi invito ad andare a vedere le tombe monumentali di Sutri, stessi ipogei, stesse nicchiette, stessi anelli. Andate a guardare gli ipogei che ho girato a Corviano, stesse identiche strutture, stessi identici anelli, stesse identiche nicchie. Ma quella di Norchia è la più bella, Norchia. C'è proprio la fotocopia, anelli in tutto. Anzi, vi dirò una cosa. A Sutri, se riesco, metto le foto, non so se ce l'ho. Dentro a uno di questi ipogei identici, tomba monumentale romana, e dentro ci stanno 100 fontanelle. L'ho chiamata la tomba delle 100 fontanelle. Ma può essere una tomba romana con 100 fontanelle? Non ci crederete? Ho trovato un ipogeo fotocopia a quello di Sutri qua sotto, con le stesse 150 fontanelle tutte intorno. Fotocopia, signori. Fotocopia. È allucinante. Quindi io lo penso, l'ho sempre pensato che gli anelli, l'ho sempre detto, gli anelli sono un riconoscimento. Non sono mai a caso gli anelli, non sono per animali, sono rituali. Gli anelli sono rituali e il fatto di ritrovarli su questo soffitto, ne sono 8, se ne ho contati 8, ma forse erano anche 9, qualcuno si è rotto, chissà.
su quest'altro soffitto, ma qui a Gravina in Puglia ne ho trovati a decine, ovunque. E ora vi faccio vedere un altro dettaglio. Perché? Perché mo' ho capito. Mo' ho capito che cos'è questo. Vedete qua un'altra incisione? Al centro c'è la testa, due braccia, braccio lungo e quel che sembra, io pensavo era un arco. E se invece è il pugnale sardo, ci stanno dei bronzi che hanno esattamente questo tipo, che sembra un mitra, ma non è un mitra. Io non lo so che cos'è. Ma intanto questa è una bella incisione, che ci ritornerò dopo. Ci ritornerò dopo perché io l'arciere l'ho trovato anche su quell'altro costone. Uno dei primi incisioni che ho trovato qui a Gravina, camminavo, ho visto una cosa, ho cominciato a levare terra, 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 sembrava un assatanato e ho trovato l'incisione, che sembra un arco, mi sembrava, ma arco non era. Ora, sempre sopra quest'angolo di paradiso, questa serie di 3-4 ipogei, ovviamente tombe, di tutte e di più scalini, vedete che bello, mini tagliate, saliamo. E proprio oggi ho registrato, guardate che belle, qui c'è una mini tagliata che gira tutta intorno, piccolina, con questi sedili, troni, non so, ma qua sopra ritroviamo ancora una volta, ed è la terza volta, i solchi che ricoprono tutta la sommità di queste strutture. Intanto guarda, al volo, vedete? Questa qui era, non so se era una tomba, sicuramente bucata in angolo, qua sotto l'ipogeo e quella tomba, ma questa è la fotocopia dei cerveteri, la Göbekli Tepe dei cerveteri. Comunque vabbè, lasciamo perdere, guardate, solco, solchi a incrociare, grande solco qua, vedete, tutti voluti, che hanno fatto l'angolo qui, angolo ovviamente voluto, poco più di 90 gradi, e solco che continuava. E soliti, fotocopia, due fori, e guardate questo ancora più bello sulla parte più sporgente, e ecco il solco a coltello, guardate che bello, che segue tutto lo sperone, guarda, piovuto e bagnato, c'ho paura che mi ammazzo, ma segue tutto lo sperone fino all'angolo. E qua per fortuna in certi tratti si distinguono ancora i colpi del scalpello, i righi, cioè, perché è vero che l'hanno ammorbidita, ma con qualcosa la dovevano comunque togliere. Vedete, qua ci stanno dei buchi sul segni di punta di qualcosa, qualche punteruolo, vedete, alla pietra all'angolo, come si distinguono bene. Vedi, uno, due, si distinguono molto bene. Fori, sembra un altare anche che sta sul fiume Treia, questi, i soliti fori, i soliti solchi che percorrono tutta questa sommità esattamente sopra a questo angolo del paradiso, che ovviamente aveva la propria scalinata che scendeva da sotto, da sopra. Ecco qua, vedete, uno scompartimento tipo cerveteri, anche questo, vedi, grande nicchione a parete a 45 gradi, così dettaglio. Fotocopie, scalini, scalette. Insomma, vabbè. Una meraviglia. Adesso vi faccio vedere l'ultimo trucchetto dell'arciere. Cioè, se quella è un arciere o chiunque è, vi faccio vedere l'ultima magia da sopra questa collina. Allora, eccoci, gli ipogei sono lì, siamo sulla Göbekli Tepe e io vi prometto che se trovo qualcuno che si è visto tutti i miei video,
gliene dedico una puntata in un sito a piacimento. Perché? Perché chi mi segue ha visto tutto, non c'ha una minima difficoltà a vedere la stessa mano ovunque. Allora, mo' vi sblocco anche sta cosa, vi sblocco. Vedete questa vasca? Bellissima, guardate. Questa non è una tomba. Queste vasche allo Stargate, ma soprattutto a Bomarzo, ne ho filmate a decine. Vasche che servono solo per la raccolta d'acqua, come adesso, perché l'acqua entra dentro, gira nella pietra, vai a capire, poi riusciva. E sono tutte fotocopie, buco, vasca, ok, questa era un extra. Ora, qualche giorno fa ero esattamente là, guardate, dove ho trovato il petroglifo, sempre con quell'arnese strano che sembra un arco o un pugnale. Ero esattamente lì, l'altare era in mezzo a questi alberi. Ora, potrebbe mai essere un caso che io su Gobekli Tepe, dentro questa vasca, cioè davanti questa vasca, che ovvio che qui c'era un altare, si vedono incisioni ovunque, vedete? Guardate che ritrovo lo stesso, un'altra incisione con lo stesso, non lo so, arco, perché si vede che è curvo, vedete, è curvo e c'è questa linea che io mo non c'ho una bussola, ma so sicuro queste due incisioni si guardano, ne sono sicuro, perché stavo lì, riconosco gli alberi. Ho pulito gli aghi dei pini della terra in mezzo a quegli alberi lì. Coincidenza? Ci stanno nascondendo qualcosa? C'è un complotto in atto? Qua c'è l'altro meganello. Bellissimo, guardate, altare. È ovvio che questo è un altare, è un luogo sacro. È ovvio. Ci sta la tagliata, gradini, gradoni. Ah, ovviamente siamo sopra, guarda, me l'ho scordato di dirlo ovviamente. Tada, qui siamo alti ovviamente, sopra, agli ipogei, acqua che scorre dentro agli ipogei ovunque. Da matti, signori, da matti. E con questo sole dal Grand Canyon, questa volta penso che sia davvero l'ultima. Ah, il fiume si è animato perché ha fatto un temporale assurdo e per fortuna il fiume si è animato, non sapete che bello? Si sente il rumore. Ecco anche la campana, e con la campana vi saluto.